L'esempio dei miei genitori è stato un esempio importantissimo. Non guardo la televisione, non compro i giornali, non so accendere un computer, non sono mai entrato in internet. Il mio sogno era poter comprare un giocattolo. L'esempio dei miei genitori è stato un esempio importantissimo, lo è tuttora. Mia mamma era una pittrice, è una donna che suonava anche il pianoforte, perciò a casa si respirava questa arte. Lei ci ha insegnato a combinare i colori, a vestirci in una certa maniera, a comportarci anche in una certa maniera. Perciò comprendeva anche la passione di questo bambino che quando aveva solo 8-9 anni sognava di fare degli automobili. Pensate che io sono nato in Argentina, in un paesino dell'Argentina dove non c'è una tradizione diciamo automobilistica o di design, perciò non ero a Torino, diciamo. Perciò quando parlavo, facevo vedere i miei disegni, parlavo che volevo fare il disegnatore, il designer di macchine, un po' mi guardavano in un modo strano. Se io non guardo la televisione, non compro i giornali, non so accendere un computer, non sono mai entrato in internet, vivo ancora forse in un mondo un po' infantile, ma vivo questo rapporto con l'automobile. Io non so se dire genialità, perché ogni cosa che ho fatto, l'ho fatto facendo un grande sforzo. Infatti, e spesso, anche sabato, mi capitò un ragazzo che è venuto dopo aver aspettato quasi un anno per poter venire in fabbrica e poter... sinceramente non ho molto tempo, allora mi piace parlare con tutti, però il tempo che ho a disposizione è poco. Allora questa persona era così, tremava un po', no? Allora gli dico, ma perché sei così? Sono veramente molto molto emozionato. Allora dico, guarda che... io ho fatto molta fatica per riuscire a concretizzare questo sogno e ho fatto fatica perché non tutto era facile per me, cioè non è che mi mettevo a disegnare e automaticamente mi venivano le idee, cioè credo che la pazienza, la forza di volontà e il rigore, proprio questo rigore che ci ha insegnato mio padre, sono stati un pochettino la chiave per poter step by step, cioè giorno dopo giorno, crescere in quello che sentivo che era il mio futuro. Un'automobile come quelli che noi facciamo, allora se le consideriamo solo come oggetto, come un veicolo, come una, solo la parte tecnica, possiamo dire che oggi tutte le macchine, anche la più piccola, anche una Fiat Panda, hanno un buon contenuto tecnico, qualità, diciamo hanno tutta una serie di componenti che dove possiamo dire è una bella macchina. Una Pagani, così come forse una Ferrari, una Lamborghini, sono degli oggetti che ti fanno sognare, forse sono anche degli oggetti inutili per molti, no? Però sono un qualcosa che ti fa sognare. Noi da piccoli compravamo questi giocattoli, io mi ricordo quando ero piccolino giocavo con un modellino della macchina che correva a Fangio, non fatto con questa qualità, ma era simile a questo. Perché era il mio sogno era poter comprare un giocattolo. Allora, oggi chi si può permettere di comprare un giocattolo più grande, come quelli che ho nominato prima, lo fa, ma alla fine
va a contentare un sogno, non si tratta tanto, non si tratta della velocità. Ok, la tecnica è sempre molto importante, perché queste macchine oggi devono anche essere molto sicure, devono rispondere a tutta una serie di normative internazionali, sia per il consumo, per l'inquinamento e anche per la sicurezza, ma non è quello che ti porta a comprare una macchina così. Che cos'è la bellezza per lei? La bellezza è quasi uno stato di eccitazione dello spirito, cioè è qualcosa come parola, se la andiamo a cercare magari nel vocabolario ne troviamo due o tre definizioni, però la bellezza è forse un'emozione. Io amo l'automobile, perciò l'automobile è la mia passione e io lo amo moltissimo, a prescindere di quale sia questa automobile, tanto per darle un'idea. E quando è uscita la Ferrari Enzo, dopo un po' è uscito anche il modellino della Ferrari Enzo. Allora io compro tutti i modellini delle macchine, ma compro questi modellini con lo stesso entusiasmo che lo compravo quando ero un bambino, anzi, e spesso vado a vedere questo modellino nel negozio, chiedo quanto costa e poi non lo compro subito, potrei farlo, ma non lo compro subito e torno di nuovo, perché quando ero piccolo non potevo comprare tutto subito, dovevo sempre guadagnarmelo, dovevo sempre fare un po' di sacrificio, perciò faccio la stessa cosa anche oggi. Un giorno un mio cliente arriva e mi dice: c'è il modellino della Enzo nello store Ferrari all'aeroporto di Bologna. Allora io sono andato a comprarlo, ho preso la macchina, sono andato all'aeroporto, poi sono andato a dormire la mia siesta tipica argentina che faccio tutti i giorni, mi sono portato il modellino della Enzo, l'ho messo sopra al letto, così come faccio sempre quando compro un modellino di una macchina. Io amo l'automobile, perciò tutte queste automobili che sono belle per me sono un'emozione.